si dice che, diciamo, nella prima parte della sua carriera di pittore, lui usasse molta materia e che alla fine invece, per esempio, nei quadri fatti in Sicilia, nei dipinti fatti in Sicilia, la materia fosse assolutamente quasi impalpabile, come toccare prima il velluto, certo, e poi la seta. Indubbiamente lui ha avuto una trasformazione, ha avuto un'evoluzione molto sensibile nella sua tecnica pittorica, per cui lui ha questo cromatismo molto semplice, fatto di pochi colori. Infatti, come possiamo vedere in questi due dipinti che stavamo osservando, praticamente sono tre colori, quattro colori, è quasi un monocromo. Quanto è difficile, diciamo, mettendo le mani su È difficile, è difficile riuscire perché a ricreare quel tipo di materia che lui utilizza. La materia che lui utilizza, diciamo che lui utilizza, sono pochi colori fondamentali, come dicevo, e riesce ad ottenere questi effetti straordinari usando un colore pastoso quasi senza velature. Come faceva a dipingere senza disegnare prima? Perché lui aveva modelli, lui utilizzava i modelli, prendeva delle persone che trovava per la strada, in genere non erano ragazzi, prostitute qualche volta, perché le donne in un certo senso per bene non, certo, non facevano le modelle per i pittori. Tra l'altro uno degli scandali fu proprio, lui raffigurò la cortigiana Elena, che diciamo che poi c'è stata anche la cortigiana Fillide, sì, che fu, appunto, utilizzava questa ragazza come modella, e poi lì ci fu una storia perché lui era innamorato di questa ragazza, comunque era la sua amante, e lei aveva un corteggiatore che era questo notaio Pascalone, che faceva la corte a questa ragazza, la voleva per sé, e ci fu un alterco tra loro a Piazza Navona in cui Caravaggio aggredì questo notaio Pascalone, lo ferì e fu condannato diciamo ad un esilio che però non ne fu così importante come l'altro, per il quale poi non tornò più a Roma. Però il Papa Paolo V in quel momento fu eletto Papa, proprio in quell'anno, e riuscì a farlo tornare con l'intercessione del nipote, che era Scipione Borghese, e riuscì a far tornare Caravaggio a Roma, e Caravaggio, per ringraziare il Papa di questo enorme regalo che gli aveva fatto, fece il suo ritratto.